Gianni Colacione, siamo qui alla festa dell'IDV a Vasto, in questa bella location che è Palazzo Davalos. Siamo in compagnia del senatore Belisario. Abbiamo sentito parecchi interventi, soprattutto oggi abbiamo sentito Landini, insomma, e abbiamo sentito Donati che diceva che l'IDV un pochino è la casa sia di Landini, sia della FIOM che della Confindustria, insomma, quindi insomma cercando un po' di unificare per la proposta. Io volevo chiedere al senatore Belisario, l'Italia dei Valori fa anche parte dell'LDR, che è il gruppo dei liberali europei, esattamente. Che tipo di proposta pensa di portare appunto in una futura possibile leadership di governo? Quella di per esempio continuare in qualche modo il lavoro all'Alcoa facendo pagare poi tutto questo sugli italiani, sulle bollette come è accaduto per 10 anni, o una riforma diciamo più radicale delle condizioni lavorative ma anche del mercato del lavoro? La domanda è complicata perché ha diverse sfumature. La prima, l'Italia deve avere una politica industriale vera che la riporti al centro dell'Europa. Noi siamo la seconda industria manifatturiera, ma potremmo perdere questa posizione di prestigio. Secondo, bisognerà mettere mano alla riforma Fornero, perché si dimostra un disastro e lo si dimostrerà ancora di più nei prossimi mesi. Terzo, dobbiamo evitare che gli imprenditori prendano gli incentivi dello Stato e poi delocalizzino scappando. Quattro, dobbiamo salvare i diritti dei lavoratori che devono essere partecipi alla gestione delle fabbriche, non possono essere schiavi delle scelte spesso di finanza speculativa. Quinto, l'ambiente va tutelato, più ambiente viene tutelato, più sono i posti di lavoro, più diamo speranza di futuro alle nuove generazioni. Sei, bisogna fare una riforma delle istituzioni che rendano meno lontano il palazzo dai cittadini, tagliare i costi della politica, mandare a casa i ladri, non solo quelli di Stato ma anche quelli di partito, e farli sparire dalla scena pubblica. Potrei andare avanti ancora per molto. Nel programma di governo dell'Italia dei Valori c'è molto da fare, lo vogliamo fare con i cittadini, non lo vogliamo fare con le segreterie dei partiti o non solo con quelle, ma col protagonismo della gente comune. Bene, dal programma di governo passiamo diciamo un po' allo scenario interno nell'IDV. Oggi si leggevano sui giornali a commento appunto di questi primi giorni di questa kermesse qui a Vasto, che un pochino si è letto di frondismi, qualcuno che è più o meno convinto di stare con il PD, altri appunto che non lo sono, poi si pone il problema dell'UDC, addirittura qualcuno parlava di scissionismi. Questo vabbè, leggevo e estraevo dall'unità.it queste impressioni, insomma questi commenti. Lei cosa ci può dire su questo? Io come al solito provo a tenere i piedi per terra, evito le chiacchiere e i palloni gonfiati, perché a furia di gonfiare i palloni poi alla fine scoppiano, quindi le chiacchiere non funzionano. Allora cerchiamo di capire, noi rimaniamo nel centro-sinistra, ci siamo e governiamo con PD, SEL, la gran parte delle regioni di centro-sinistra, dei comuni e delle province. Questo è un primo dato chiaro. Dopodiché, se altri vogliono diventare centro moderato, mi intendo il PD, lo faccia pure. La nostra scelta è di rimanere bene dove stiamo, perché è la nostra casa. All'interno dell'Italia dei Valori l'abbiamo approvato all'unanimità l'altro giorno, c'è una sola risoluzione: costruire un centrosinistra alternativo, coinvolgendo non solo i partiti ma i mondi vitali della società italiana. Questo vogliamo fare. Se c'è qualcuno che non dovesse essere d'accordo, ha due modi. Essendo in democrazia, di seguire
è quanto la maggioranza o la quasi totalità decide. Se non si è d'accordo, e beh, ognuno può fare quello che crede. Quindi insomma questi panorami, questi scenari scissionisti interni non, secondo lei non ci sono, però in qualche modo Bersani insomma si è quasi pronunciato come parlando con, cioè, Di Pietro come se fosse un pochino una risorsa persa. Io grande rispetto di Bersani, come dicevo prima, ho un grande rispetto del Partito Democratico. L'unica cosa che non sopporto sono le bugie. Le bugie se le porta il vento. Noi riteniamo di essere una risorsa per il centrosinistra e comunque vogliamo mettere a disposizione del Paese il nostro programma di governo. Ringraziamo il senatore Belisario, gli diamo appuntamento su liberi.tv per questa e altre interviste che abbiamo fatto a questa festa delle TV. Grazie ancora.